devo dire che sono stato in questa sala adesso un po' di emozione, che io prima di sindaco che utilizza questa sala di passato, questa sala, e mi diceva che la sala del fiume, il nome della sala dove il popolo veniva e quindi si incontrava a parlare. Ecco, io credo che questo sia proprio un fatto significativo, perché da lì che dobbiamo ripartire, da popolo. Perché, come diceva giustamente il sindaco, il momento è un momento molto difficile, un momento molto complesso, in cui il paese probabilmente dovrà imparare a riformarsi, o dovrà comunque imparare a rivedere certi suoi modelli di comportamento o a ritrovare il nuovo modo di vita. E soltanto attraverso il popolo, attraverso quelli che quel popolo ha detto, il passaggio di detto politico, concordo perfettamente che la funzione del sindaco è fondamentale e essenziale più che mai adesso, in un momento complesso nel quale occorre che tutti si faccia sistema e tutti insieme si lavori per il paese. Il sindaco è un punto fondamentale, un luogo fondamentale, perché l'elezione diretta l'ha portato ad essere direttamente individuato come punto di riferimento per qualunque istanza nascere al popolo. Ed è questo punto dove come popolo può avere un'interlocuzione giusta per comprendere le esigenze, per capire i bisogni, ma nello stesso tempo per trasmettere anche dei modelli, delle idee, dei comportamenti, perché deve essere un flusso di un flusso, cioè deve essere un stabilire un sistema di collegamenti che porti ad una generazione, al singolo cittadino, al sindaco e viceversa, perché soltanto così il paese potrà avere la tenuta necessaria per superare questo momento, che è un momento che, mi aiuto a dirlo, è molto complesso, è molto difficile, non è un momento complesso soltanto limitato, perché parte sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo nel mondo e quindi credo che più che mai ci vuole una forte coesione popolare e questo lo possiamo avere noi sindaci. Quindi io sono molto felice di essere qui con voi, di ascoltare i sindaci di Lugne, perché credo che sia un interlocutore privilegiato in un discorso di rinnovamento e di riforma di un paese che ha bisogno di porsi in un modo nuovo, in un modo probabilmente più rispondente ai tempi. E quindi questo lo potremo fare insieme. Le cose che ho sentito mi hanno sicuramente la sicurezza, certo, la sicurezza è la prima cosa che i cittadini chiedono. La sicurezza è quella oggettiva e quella partecipata, comunque è lo stato d'animo dei cittadini e questo è fondamentale. Cioè è inutile che stiamo a fare distinzioni, le statistiche, i dati, i numeri, va tutto bene, questo appartiene ai libri della storia, però quello che conta, al di là dei numeri, che secondo me sono una roccaforte, perché se i numeri vanno male c'è da preoccuparsi, è soprattutto cercare di capire che cosa serve il cittadino, dare, trasmettere al cittadino una percezione, una consapevolezza che è circondato la sicurezza. Devo dire che nonostante i grandi discorsi che si fanno sul momento, l'Italia rimane ancora uno dei paesi della più alta percentuale di sicurezza e l'Italia è una regione che può considerarsi assolutamente tra le migliori, è una regione dove la qualità della vita, la civiltà della sua popolazione, il livello proprio della popolazione è molto molto positivo. Allora bisogna lottare perché questo livello non venga sconfitto, ma venga mantenuto e se possibile migliorato. Quindi ben vengono tutti i patti per la sicurezza che continueremo a lavorare, a impegnarci. Oggi c'è qui con me il nuovo prefetto di Perugia, qui faccio i miei auguri, oltre ad essere un carissimo amico e collega, un eccellente prefetto, quindi voglio dire, abbiamo dato a Perugia quanto di meno c'era, perché Perugia ha bisogno di una risposta importante, deve fare veramente quadrato intorno a tutte le situazioni, deve fare quadrato per poter continuare a mantenere quello che è un privilegio di questo territorio. Quindi siamo qui proprio per lavorare con l'impegno di dedicare molta, molta attenzione. Ho seguito anche le preoccupazioni dell'idea del sindaco, le preoccupazioni di quel discorso dei beni demaniali, è un impegno che prendo seriamente perché può dare delle risposte significative sia di valorizzazione di beni del territorio che di sicurezza dei cittadini e anche di valorizzazione di beni.
dello Stato, quindi metteremo subito in piedi come tutti i nodi, perché sono molti i ministeri che sono interessati all'operazione, quindi è opportuno che venga fatto un centro a livello nazionale. Per quanto sentivo la preoccupazione delle due, ecco, lo dico, sono tutte sindaci, l'impegno del governo è al massimo per portare a termine la riforma della Carta dell'Autonomia, speriamo di trovare in Parlamento la volontà che noi abbiamo di andare avanti e soprattutto anche la volontà di concludere la normativa che riguarda le polizie municipali. Su questo stiamo lavorando, speriamo che prima della fine della legislatura possiamo concludere questi due capisaldi che sono fondamentali per un più razionale sviluppo del territorio e soprattutto per una migliore utilizzazione di quanto opera sul territorio. I profughi della primavera non mi preoccupano, non vedremo entro la fine dell'anno la situazione dovrà trovare la sua conclusione, ma comunque gli impegni li manterremo e entro la fine dell'anno dovrà cessare, sperando che poi una rilevante emergenza anche su quel fronte, perché in questo momento la drammatica emergenza dell'Emilia Romagna veramente, oltre al dolore, alla sofferenza, alla partecipazione proprio di quelle popolazioni, veramente richiede un grosso sforzo da parte di una regione che è stata toccata in maniera drammatica, e non soltanto delle vite che abbiamo, perché sono state stroncate, ma anche dell'attività produttiva che temiamo che possa venire immediatamente, che non possa venire a formarsi. Quindi è veramente una situazione molto, molto complessa per la quale dobbiamo emergere, quando tutto il paese si deve impegnare fortemente. Vedevo poi altri dati, che, insomma, il processo di rinnovamento passa da qua. Il processo di rinnovamento è un grande impegno passare da qua e io sono sempre apposta per dirvi che vorremmo un grande attenzione. Perugia a terra, perché proprio per tutto quello che fare, siamo qui per lavorare, siamo a disposizione per fare quello che deve essere. Grazie signor Ministro, le parole che ci ha detto ci tranquillizzano molto e soprattutto ci tranquillizza l'impegno che si è preso qua e siamo convinti che riusciremo ad ottenere quei risultati da noi auspicati, sapendo effettivamente che siamo in una situazione drammatica e l'Umbria vive in Italia, in Europa e nel mondo, dunque gli occhi devono guardare in tanti luoghi. Mi consenta, prima di chiudere, lasciare qualche minuto alla stampa per sentire il Ministro, di consegnargli il documento che l'ANCI ha predisposto proprio sui temi di cui abbiamo parlato e rispetto ai quali lei ha già assunto impegno. Grazie ancora.